sicuramente il tema dell'edilizia è un tema centrale dal punto di vista degli obiettivi energetici, quindi questo è un fattore determinante. Le nuove costruzioni dovranno essere comunque più attente non solo al consumo ma all'utilizzo della tecnologia, che deve essere sempre più mirata a ottenere un certo risultato, perché per raggiungere gli ambiziosi obiettivi energetici di riduzione dei consumi, di integrazione delle fonti rinnovabili, dobbiamo anche pensare a una nuova architettura, perché la storia è fatta anche di un'architettura legata alle tecnologie. Quando arriva una tecnologia cambia anche la forma dell'architettura, e oggi questo tema mi sembra molto importante perché ci permette di immaginare un'architettura anche più vicino agli uomini, molto più vicina anche ai desideri delle persone, però in qualche modo che risponde anche a un'esigenza energetica, quindi integrare di più le fonti rinnovabili e rendere gli edifici veramente a basso consumo di energia, che è alla portata e oggi è alla nostra portata. Il tema è un tema che riguarda tutto il mondo dell'edilizia. È evidente che il tema più significativo sarà sull'edilizia esistente, che è quella che soffre di più. Oggi, se non altro, l'edilizia contemporanea è legata a nuove norme, a codici che ci permettono comunque di costruire edifici che hanno già una visione del futuro, no? Per cui siamo comunque legati ad obiettivi vicini. Il problema qual è? Che il parco immobiliare esistente sarà comunque nei prossimi decenni infinitamente più grande di quello che costruiremo nuovo nei prossimi anni. Quindi, se da una parte il nuovo ci serve per fare anche dei progetti pilota, per fare dell'innovazione, dobbiamo trovare le tecniche per lavorare seriamente sugli edifici esistenti. E ci sarà una resistenza che è dovuta fondamentalmente al fatto che bisogna poter far accedere il mondo delle costruzioni e dei professionisti a questa nuova cultura. Quindi il tema della formazione è un tema molto importante, perché quando uno non conosce le cose ovviamente fa fatica ad applicarle nella pratica, no? E anche un sistema di incentivi, perché il mondo dell'edilizia cambia quando cambiano i sistemi di incentivi, per cui siccome è un'azione che produce denaro, perché l'edilizia è poi di fatto una grande macchina economica, ha i primi benefici anche piccoli, questo aiuta a cambiare lentamente la pelle anche del mondo delle costruzioni. È un processo lento e dobbiamo entrare nella logica che l'ambizione che abbiamo passerà per un periodo decisamente lungo, cioè quindi bisogna proiettarsi nei prossimi 10-15 anni, perché non dobbiamo solo cambiare le tecniche, ma dobbiamo cambiare la testa delle persone, quindi i professionisti, un nuovo ruolo dell'architettura, dell'ingegneria, un'integrazione più forte. Si parla tanto di integrazione delle tecnologie negli edifici e poi non si vuole capire che uno dei grandi temi di integrazione sono le competenze e le discipline, cioè noi dobbiamo fondere l'architettura, l'ingegneria, l'ecologia, la socialità, cioè tutti questi temi vanno messi insieme anche creando una figura nuova. Del resto, chi fa questo mestiere lo fa così in maniera abbastanza uguale da decenni e forse da millenni, no? Quindi è anche venuto il momento che un grande cambiamento come quella dell'era ecologica in cui stiamo affrontando porterà anche alla crescita e al cambiamento delle figure professionali, ma questo credo che sia parte di questo cambiamento. La politica gioca un ruolo fondamentale, cioè non dimentichiamoci che i singoli cittadini possono migliorare i loro comportamenti, va bene, questo fa parte anche di un'educazione che si può fare, però il vero ostacolo oggi è che ci vuole una politica che ha una visione molto importante sul futuro di questi temi. Oggi parlare di mobilità sostenibile, di certificazione energetica, di incentivi, di leggi che aiutano a cambiare il mercato è determinante, e i paesi che lo stanno facendo cominciano ad avere dei risultati, quindi aiutare l'industria, il mondo delle costruzioni e la formazione è un'azione di natura politica, ma la politica deve avere una visione, ecco, questo è il tema su cui veramente bisognerebbe confrontarsi.